Ehi là, sono davvero contento di passare la giornata insieme a te oggi. Di recente ho letto di tantissime cose che vediamo tutti i giorni e di cui non conosciamo il vero uso. Non sai quante. Devo condividerle con qualcuno e chi meglio di te? Per cominciare, partiamo dal cibo, visto che ho fame e non ho fatto colazione. Ti preparo un po' di uova. Ma prima, guardiamo bene un uovo. Vedi quella sorta di strisciolina bianca? Ci sono molte dicerie su cosa sia davvero. Ma no, non fa parte dell'embrione e non è nulla di particolarmente strano. Sembra un po' innaturale, forse, ma fidati, è molto meglio che ci sia nelle uova. Si chiama calaza e dentro ogni uovo ce ne sono due. Sono un po' come le corde che servono a reggere un'amaca. L'amaca in questo caso è il tuorlo dell'uovo. La calaza serve a proteggere il tuorlo dal guscio. Se non ti piace il suo aspetto, non preoccuparti. Cuocendo l'uovo sparisce. Tra l'altro sappi che un uovo senza calaza non è fresco. Se ne apri uno e non vedi quella striscia bianca, significa che hai lasciato le uova in frigo troppo a lungo. Allora, come le vuoi? Al tegamino o strapazzate? Prima di abbuffarti, però, possiamo offrirti un po' di frutta. Che ne dici di una mela? Anzi, dimmi, sai da dove vengono le mele? Intendo dire tutte quelle che hai mai mangiato. Dirai, dall'albero. E l'albero da dove cresce? Dirai, dai semi della mela. E invece no, i meli non crescono dai semi. O almeno non sempre. I semi hanno un genoma diverso da quello degli alberi. I semi di una mela di varietà Golden Delicious non hanno bisogno di un albero, anzi... Le mele che mangi sono il frutto di innesti. I coltivatori possono innestare i rami di un melo sul tronco di qualsiasi altro albero. Esatto, anche un albero di pesche o di avocado. Veri e propri alberi Frankenstein. Dopo mangiato, diamo un'occhiata al tempo. Accendiamo la TV per le previsioni. Ma aspetta, guarda bene il divano. Vedi quei bottoni? Un tempo tutti i mobili erano imbottiti di paglia e crine di cavallo. L'imbottitura però tendeva a spostarsi e a creare bozzi in superficie. Ecco perché venivano inseriti dei bottoni per tenere tutto fermo. Oggi usiamo imbottiture sintetiche più confortevoli, ma i bottoni sono rimasti per tradizione. Puoi accendere la TV adesso. Da una probabilità del 60% di pioggia, ci servirà l'ombrello. Ma sai davvero che significa quella previsione? Detta così ti sembrerà letteralmente una probabilità del 60% che oggi piova, lì dove sei. In realtà, quel numero indica che sul 60% dell'area analizzata potrebbe piovere. Strada facendo mangiamo uno snack, che ne dici? Oreo? Ottimi! Guarda un po' il design sopra al biscotto, però. Nel centro c'è un cerchio con sopra una croce a due bracci. È il logo della Nabisco, l'azienda che produce i biscotti. Ed è anche simbolo di qualità. Prendi il cappotto, non si sa mai. Hai mai fatto caso alle lettere incise sulla zip delle giacche? O qualunque altra zip? Ti aspetto, vai a controllare. Scommetti che indovinerò che lettere troverai. Se è così, mi offrirai da bere. Di un po', erano le lettere YKK. Avevo il 50% di probabilità di indovinare, perché circa la metà di tutte le zip del mondo è prodotta dall'azienda manifatturiera YKK. Quindi mi offrirai da bere oppure no? Dai, usciamo, ho un po' di giri da fare. Non ti dispiace accompagnarmi, spero. Prima fermata, devo andare in banca a depositare un assegno. Guardalo bene, ha un sacco di linee stampate sopra. Per motivi di sicurezza ci sono anche minuscole scritte, così piccole che a prima vista sembrano proprio normali linee nere. Di solito ci sono scritte frasi come documento originale oppure firma autorizzata. Solo i supereroi dotati di supervista potrebbero riuscire a leggerle. Sai che sui penny, ovvero le monete da un centesimo di dollaro, oggi piuttosto rare, ci sono stampate sopra delle misteriose lettere? VDB. Che significheranno mai? Sono le iniziali di Victor David Brenner, l'uomo che realizzò il design delle monete da un centesimo col ritratto di Lincoln stampato sopra. Detto ciò, devo fare la spesa al supermercato, mi aiuti? Prendi un carrello e sappi che quei gancetti metallici lì sopra servono davvero a qualcosa. Ovvero ad appendere altre buste, nel caso tu abbia un sacco di roba con te mentre fai la spesa, oppure oggetti fragili. Che ti serve, già che siamo qui? Ecco la mia lista. Numero 1. Bagno schiuma. Ma sì, è importante, sai. Non scherzo. Il bagnoschiuma serve davvero a qualcosa, non solo a giocare con le bollicine mentre sei nella vasca. Il bagnoschiuma venne inventato perché la schiuma fungesse da isolante termico per l'acqua, mantenendola calda più a lungo. A me piace fare lunghi bagni rilassanti, quindi è importante. Prossimo articolo, uno spazzolino nuovo. Il mio è già vecchio. L'indicatore blu sulle setole me lo fa capire. Ah, non sapevi che servisse a quello? Ma sì, quella striscia di setole blu funziona da timer per il tuo spazzolino. Ogni volta che lavi i denti, lo strato blu diventa sempre più sottile, finché finisce per sbiadire completamente. A quel punto, sai di aver bisogno di uno spazzolino nuovo.
Ecco, guarda, te lo compro io. Ok, credo di aver preso tutto, torniamocene a casa. Ah, ecco, comincia a piovere. Meno male che abbiamo gli ombrelli. Ma forse anche tu, come tanti, non sai perché l'ombrello ha la punta metallica. Vedi, ora che siamo qui sotto la pioggia, le gocce calano su tutto il tessuto dell'ombrello. Quando chiudiamo l'ombrello bagnato per riporlo in macchina, rischia di inzuppare tutto quanto. Ma basta dare un colpetto a terra con la punta metallica per scrollare l'acqua. Comodo, no? Dai, saliamo in auto. Quella striscia di puntini neri intorno al parabrezza mi ha sempre incuriosito, ma ora so tutto. Si chiama Frit, o banda nera, e protegge dai raggi UV il collante con cui il parabrezza aderisce alla scocca. I puntini sono lì solo per bellezza, comunque. Accendiamo la radio, sentiamo un po' di musica. Avrei visto ogni giorno il simbolo disegnato sul tasto di accensione della radio, del PC, del microonde o di tanti altri dispositivi. Però scommetto che non sai cosa significa. La sua origine è ben più antica della tecnologia che ne fa uso. È un codice binario che indica lo stato di standby. Capito, sì? Comunque, tutti questi giretti mi hanno messo appetito, non so a te. Facciamo così. Io lavo i piatti e tu cucini un bel piatto di spaghetti. Sentiamo sempre dire che misurare la giusta porzione di spaghetti è difficile. Si fa occhio. In realtà nessuno sa regolarsi davvero. Eppure è semplicissimo, perché c'è un utensile in ogni cucina progettato esattamente a questo scopo. E non a caso l'utensile si chiama servispaghetti. Nel mezzo ha un foro con il quale puoi regolare le porzioni. Pensa cosa ti ho fatto scoprire. I piatti vengono sempre usati dallo stesso verso, ma ora che li lavo mi viene in mente che anche il lato posteriore ha uno scopo. Ad esempio c'è un bordo inspessito utile per affilare i coltelli. Guarda! Tutti questi coltelli sono consumati, quasi non tagliano più nemmeno i pomodori. Ma adesso ecco che li prendo e li affilo usando il bordo di questo piatto. Voilà! Fatto! Coltelli come nuovi! Guarda ora come tagliano, tutta un'altra cosa! Anche il solco sul fondo della tua tazza ha uno scopo. Magari non l'hai mai saputo, ma sarai grato della sua esistenza. Serve appositamente per piazzare la tazza a testa in giù nella lavastoviglie. Se il bordo non fosse fatto in quel modo, l'acqua vi si accumulerebbe e finiresti per inzupparti ogni volta che sposti la tazza bagnata. Fidati, è un'idea geniale! Ah, prima di usare la padella, hai messo anche il sale oltre all'olio? Sì, il sale non si usa solo con l'acqua, anche con l'olio. Andrà bene anche un pizzico di farina. L'importante è assorbire l'umidità dal cibo che cuocerai, così l'olio non schizzerà. Ma attenzione, perché il sale può abbassare la temperatura dell'olio e allungare i tempi di cottura. Non credo sarà un grosso problema per te, a meno che tu non debba cucinare tantissima roba. Te ne ho dette abbastanza per oggi. Mettiamoci a tavola, allora. Muoio di fame.